Hi guys, ciao a you e bentornati sul canale. Finalmente ci rivediamo un po' dopo questa estate in cui praticamente sono stato abbastanza fermo con le attività a causa troppo caldo. Praticamente sublimavo e non ho potuto andare in bosco come volevo, nonostante i programmi, perché il tasso di umidità era troppo elevato per i miei gusti e il caldo infernale, insomma, punte di 36, 37, qualche volta 38 gradi, non sono state sicuramente le migliori. Ma veniamo a noi. Oggi riprendiamo con i video, spero di essere un po' più rapido nella produzione tra un video e un altro, con i diversi argomenti che vorrei sviluppare, che sono in Canada troppo tempo, con il mio compagno dell'estate. Sì, ragazzi, in ferie ci sono stato con la famiglia, ovviamente, quindi abbiamo fatto un po' di cosucce insieme, ma nulla che riguardasse strettamente l'ambito outdoor. Scusate, ma qua ci sono ancora zanzare che rompono le balle, perché nonostante le temperature sono finalmente vivibili intorno ai 18-19 gradi, ho dimenticato il termometro stamattina, quindi non saprei dirvelo con precisione, ovviamente le mie adorate lame vengono sempre al mio seguito. E quest'anno quello che è stato il coltello dell'estate è questo qua, l'Abel di Loris Lorandi. Eccolo. Avete visto qualche immagine fugace su Instagram, che avevo pubblicato roba abbastanza rapida, ma oggi cerco di parlarvene un pelo più in dettaglio di questa piccola bestia infame, ovviamente inteso in senso positivo, perché è veramente un bel coltellino da escursione dal mio punto di vista. Andiamo a vederlo in dettaglio. Ed eccolo qua, l'Abel di Loris Lorandi, coltellino che potrebbe essere quasi un neck knife, ma ha un peso diciamo abbastanza importante per esserlo completamente, perché parliamo di una lama di circa 8 cm con uno spessore di 4 mm e 2 in acciaio a 8 mod, ovviamente full tang, dorso a spigolo vivo, e quindi ha il suo peso, manicatura in G10. Vedete come sta in mano. Diciamo, per qualcuno potrebbe essere un 3 dita, per me è un perfetto 4 dita. Sapete che io non sono amante dei coltelli col manico troppo piccolo, anche quelli là un po' più corti di lama, mi piace avere una manicatura comoda e abbondante, direi. Vi ho già detto che questo qua è un acciaio a 8 mod, acciaio che ho imparato a conoscere grazie al mio Piranha in versione a 8 mod, acciaio che non conoscevo e che mi ha dato grosse soddisfazioni. Effetti speciali. Il coltello si presenta ancora con la sua affilatura originale fatta da Loris. Da me ha subito soltanto qualche stroppatina, nulla di più, ma per un semplice motivo. Scusate, ma le zanzare, nonostante i vari prodotti che non ho messo sulle mani, mi hanno beccato. E dicevo, ma più che altro perché, sai, la sera magari c'avevo 5 minuti di tempo, io ho il brutto vizio di affilarmi o stroppare i coltelli anche quando non è sempre strettamente necessario. Per cui, voglio dire, al di là di qualche semplice stroppata per la pulizia del filo, perché questo qui l'ho utilizzato in pratica tutta l'estate sul cibo, quindi frutta, verdura, carne, la qualunque, usato in tavola, usato durante qualche escursione, qualche picnic improvvisato nei boschi, quindi per preparare un po' di legna, per spaccare anche un po' di legna, perché ragazzi il suo spessore lo permette assolutamente. Questo qua è un coltello piccolo, ma come dicevo, bello bastardo, perché permette di andare anche un po' oltre quello che è il suo scopo, quello di un utility knife. Diciamo, batte bene,
spacca bene. Qui Loris ha fatto un piccolo scasso, non so se si riesce a mettere a fuoco, sulla manicatura, essendo abbastanza corto è andato a batonare in modo da non impattare nettamente sulla manicatura in G10 fermata da pinni in carbonio che spariscono all'interno di questa lavorazione che offre veramente un grip spettacolare. Ma andiamo a vedere un attimino come si comporta. Ragazzi, una cosa di cui non vi ho parlato subito, me ne sono dimenticato, è il fodero. Il fodero è ovviamente in kydex, gli anelli non sono in questo esemplare che è arrivato a me in distanza techlock, quindi per un eventuale porto in cintura bisognerà adattare probabilmente un ulticlip e la prenderò, anche se questo magari nasce come coltello da tenere in tasca. Generalmente i pantaloni che utilizziamo noi sono tipo cargo, quindi hanno dei tasconi belli capienti. Questo qua io quest'estate lo tenevo in uno di quei tasconi. La ritenzione è veramente importante, io la chiamo strappa mutande, tanto che se fosse al collo ve lo strappa via, insomma, fate la fine di Luigi, chi è? 16esimo, 14esimo, insomma, sulla ghigliottina. Oh, zanzare sul telefono, non è che dovete starci. E lo spessore dovrebbe essere circa un 2 mm, la rifinitura direi che qua la linea di giunzione si intravede, quindi è ottima. Probabilmente io utilizzerei forse per questo tipo di coltello, che è abbastanza piccolino, un kydex da 1,5 mm, in modo da renderlo meno duro, però la durezza è data anche da questo occhiello di ritenzione, anche se qua insomma di spazio no. Questo forse è l'unica cosa che mi sento un attimino di consigliare a Loris per quanto riguarda il fodero. Con lui ancora non ci siamo sentiti per discutere sta roba, faremo in separata sede. Qui c'è il foro di scolo per eventuali liquidi che possono entrare all'interno del fodero. Se passate una giornata come me da zarro che vi cade per terra, così può entrare schifezza nel fodero. Il consiglio ovviamente, una volta dicevo il consiglio una volta tornati a casa è di pulirlo con abbondante acqua, in modo da far scendere via tutte le schifezze, altrimenti il vostro coltello rischia di graffiarsi più di quello che normalmente accadrebbe durante una giornata di lavoro in bosco. Eccoci qua, recuperato un vecchio tronchetto in nocciolo, abbastanza stagionato, guardate, è ampiamente, diciamo, quasi al limite delle sue dimensioni. Vediamo un po' come si comporta, perché ho bisogno di sezionare questo tronchetto per fare dei quartini, per accendere il fuoco. Diciamo che quest'estate l'ho usato tanto sul faggio stagionato, che sapete essere un bel legno bello duro. Ah, però voglio fare una cosa, scusate il primo colpo, ma mi sono dimenticato, tanto per capire come si può comportare dopo un po' di lavoro in bosco. Mattina, andando a far colazione, mi sono portato lo scontrino, pulisco un attimo il filo e vediamo come viaggia. Ecco qua. Vediamo la prova dei peli. Eccoli qua, sono spariti. Vabbè, insomma, lo vedete, qui non ci sono. Riesce a radere bene. Lo metto via nel portafoglio per non fargli prendere troppa umidità.
facciamo i cattivi, picchiamolo da dietro. Quindi questa per far uscire la punta in modo sufficiente per poter andarci a batter sopra. Spaccato veramente in poco. Oddio, non sono, sì, è nocciolo, dai. Ovviamente poi su queste dimensioni qua problemi non ve ne sono. Poi insomma cerchiamo di fare qualche quartino, perché dopo voglio farmi un caffè. Fly. Questa è legna che è stata a terra e la vedo anche abbastanza umida. Un nodo infame. Usiamolo un po' senza guanto in modo da capire quali sono eventuali punti di contatto sulla mano che potrebbero dar fastidio. Diciamo che più o meno la bontà dei riccioli non dipende solo dal coltello, ma soprattutto dall'utilizzatore, che ci ha perso assolutamente la mano, eh? Parecchio che non esco, e come tutte le abilità purtroppo, se non continuamente esercitate, si arrugginiscono. Aspettate che sto robo qua rompe le balle. Silenziato l'aggeggino. Diciamo che anche un discreto affondamento, nonostante sia un coltello che Loris ha lasciato abbastanza spesso al filo, ma poi vi parlo un po' il perché, due considerazioni su questo fatto qua. Vediamo, proviamo a sezionare di netto questo listello, che magari devo spaccare, non lo so, per sfizio, semplicemente per sfizio. Problemi
praticamente tendenti a zero. Vediamo, il taglio, come potete vedere, risulta comunque sempre bello, bello netto, eh. La radio, sempre appresso. Facciamo un test di punta. Vorrei trovare un ramo verde per fare una sorta di pinza, per farvi vedere come l'ho utilizzato quest'estate. Mi è capitato, avevo bisogno di una pinza per gestire il mangiare sul fuoco, allora avevo trovato un ramo semifresco abbastanza lungo e dovevo spaccarlo in due in modo da fare una pinza. Allora che cosa ho fatto? Sono andato praticamente di punta con il coltello, andando a battere in questo modo. Certo, non è, ragazzi, il suo un utilizzo di punta in questo modo, ma più che altro se vi serve perché dovete fare un buchino qui, perché dovete realizzare, non lo so, come si dice, la sede per un piolo, perché volete provare a accendere il fuoco con la tecnica del trapano, insomma. Piantate dentro, girate, e la punta deve avere comunque un minimo di spessore e di robustezza, perché altrimenti la spaccate in 30 nanosecondi. Eccoci di nuovo qua. Allora, ho messo il guanto, sono andato a recuperare un po' di qualche altro tronchetto. Questo qua dovrebbe essere ciliegio, altro legno che se secco diventa bello, bello duro. Sempre i nostri quartini. Diciamo, ora lo vedete questo? Questo nodo infame. Vediamo come si comporta. Togliamo via questi rametti, perché qui potrebbe avere qualche problemino, eh? Bello, bello bastardo quel nodo. Diciamo che in realtà ci è passato di fianco, quindi andiamolo a prendere di qua. Ok, diciamo che qui lo ha tranciato. Vedete, li sto spaccando per il lato lungo del tronco apposta per metterlo un po' in crisi. In realtà dovremmo andare sul lato a nostro favore più corto, ma lo faccio apposta. Poi, parliamoci chiaro, tanti diranno il batoning è un'attività sostanzialmente inutile. Lo so, adesso mi sto divertendo. Sempre detto che nei campi che mi faccio anche da solo, accetta, sega e coltello da 10-12 cm, per cui per fare anche questi lavori qua avrei utilizzato sicuramente l'accetta, strumento molto più rapido, pratico e fatto per lo scopo. Ma a noi piace anche divertirci, quindi che male c'è?
diciamo che questo quantitativo di legna sicuramente mi permetterà di fare il caffè. Ne serve anche molta meno, ovviamente. Però come si dice, la legna non è mai abbastanza. Prendiamolo da qua che c'è questo nodino. Interessante sto tronchetto, eh? Qua la vedo un po' più dura. Adesso mi sa che è troppo al limite, come dimensione. Infatti tra il nodo e le dimensioni siamo un po' troppo distanti. Andiamo. No. Prunus selvatico, guardate che bella fibra storta. Dai, ce l'ha fatta. Mi ha fatto sudare però, eh. Qui sul nodo ci ha girato, su questa venatura ci ha girato abbastanza attorno. Diciamo che in questo caso lo spessore di questo coltello ha aiutato per aprire questo qua, non so se devo mettere di mezzo, crearmi una forcella che non ho su un tronco un po' più lungo. Ecco qua, creato la mia forcellina, potrebbe essere utile in quel caso lì, una possibilità in più. Direi che di legna per fare un caffè ne abbiamo fatta fin troppo.
Ragazzi, ho portato del cordino che avevo trovato. Non è mio uso utilizzare le corde per fare test, perché la corda io non la spreco mai, però diciamo è un ritrovamento, qualche metro comunque ne ho. Proviamo a fare un test rapido. Ok, questa poi, calcolate che questa qua è stata bene o male, è stata in bosco, alle intemperie, ha preso terriccio e quant'altro. Troviamo però, ecco qua, guardate, la posizione non è delle migliori per fare questi test. Ecco qua, tagliato di netto. Vediamo se riesco a stare l'inquadratura, posizione, ecco qua. Vediamo si trova a tagliarla. Non ci aspettate, che faccio una roba, così almeno la tengo ferma, eh. Ok, vediamo un po' come si comporta nel taglio della corda, quindi attività più propriamente detta un coltello al di là dello spacco. Il substrato sotto non mi permette un taglio pulito. Eccolo qua. Vediamo qua. Oh, un tronchetto lasciato piano non ce l'ho, eh. Niente, ci dobbiamo accontentare di questo, del resto non sempre si porta il tagliere in bosco. Eccolo qua. Direi che l'ha tagliato. Adesso poi nella pattumiera, mettiamolo di là. Bene ragazzi, adesso mi ammazzo. Qui ho già preparato il fuoco da far partire per farmi il caffè e adesso facciamo l'accensione. Non vi farò probabilmente vedere tutto il procedimento, perché insomma lo conoscete, ma più che altro il discorso del coltello e del lavoro con l'acciarino. Eccoci qua, c'è la corteccia di betulla che si è maledettamente aggrovigliata, porca miseria. E vabbè, tanto l'importante è farla partire in qualche modo. La apriamo un po'. Devo recuperarne altra, metterla a bagno, fare dei foglietti quadrati e tenerla quadrata. Allora, come al solito, ne riduco un po', così, in polvere, poi
utilizzo stavolta per farvi vedere l'effetto raschietto del dorso, anche del fatwood, che non utilizzo spesso se non se c'è troppa umidità o poca esca. Quindi, perché io adoro lo spigolo vivo, in modo da fare questo lavoro, al di là del fatto di poterlo usare col Firesteel. E direi che questo gratta parecchio. Uso il guanto sotto perché avete visto il punto fuoco è dietro di me, è giusto per il primo trasporto e poi mettere tutta sta roba all'interno del fuoco. Vediamo, io faccio così. Questo ha preso e trasporto il fuoco. Orbene, signori, veniamo alle mie personalissime considerazioni personali del label di Loris. Vediamo come si è comportato, cosa ne penso. È un coltello divertente, ha uno spessore al filo relativamente importante per una lama così piccola, ma il fatto è dovuto che le richieste che riceve Loris, ne abbiamo parlato, in termini di spessori e via dicendo, sono spessori sempre maggiori, spessori sempre più alti, perché ormai abbiamo un po' una concezione di utilizzo del coltello a mo' di pry bar, di leva, di spaccatutto, e si è perso un po' il senso principale di quello che deve fare il coltello, ovvero tagliare. Io sono il primo che vi faccio vedere che spacco col coltello, faccio un po' di chopping, batoni, ma fondamentalmente mi diverto. In realtà c'è anche un altro fatto: se devo fare tagli importanti, tagli grossi, vado sui coltelli da intaglio, gli scandi a zero della Mora o di artigiani, che provati quelli, in qualsiasi coltello industriale sportivo, chiamiamolo così, non ha più senso di esistere, perché quelli lì fanno paura. Però per un utilizzo all around, un coltello del genere vi permette di lavorare bene sul cibo, lavorare bene sulla legna. Mi stanno prudendo le mani per dargli un angolo di affilatura ancora più chiuso, ma ho voluto lasciarlo per il momento così. Queste sono le condizioni dopo l'utilizzo. Come vedete qua, un po' la brunitura lasciato dalla tempra ovviamente è andata via, ma facciamo il test dello scontrino e poi del pelo. Nel frattempo il fuoco fa grossa fatica perché è veramente umida la legna, non c'avevo voglia di tirare roba in piedi, mi sono adattato a quello che trovavo. Questo è lo scontrino di prima, ve lo ricordate? Vediamo se riesco a farlo tagliare. Ah, strega! Via, prendiamo sto pezzo. Diciamo che ha perso relativamente poco, non riesco a tenerlo sufficientemente rigido. Dopo raccolgo, un pelino ha perso, ma era anche bello a rasoio. Allora, vediamo
sulla gamba. In effetti, vedete, non i peli li fa, ma con difficoltà. Vediamo se riesco a pulire un po' il filo. Proprio alla brutto cane, eh? No, diciamo che questo qua però con una stroppata si riprende in un attimo. Vediamo, dovrei avere forse le CC4 appresso per lo stroppo. Ecco qua, questa è una DC4, beh, ma mi interessa questa parte qua. Fatto 12 passate per lato, non so voi se le avete contate, lo saprete meglio di me. Ecco qua. Andiamo, vedete i peli adesso è tornati a farli. Veramente la 8 mod è un acciaio spettacolare. Vediamo se riesco a far qualcosa qua. Ecco, si vede già da micro tagli che ha ripreso in un attimo. È un'idea che mi è venuta dello scontrino quando ho fatto colazione, ma altrimenti portavo gli altri che ho in macchina perché ne ho un'infinità. Diciamo che il coltello taglia e taglia bene. L'unica cosa che ho notato, ma questo già nelle prove precedenti, che questo spigolo che lui ha lasciato qua sul dorso, in questa parte qua, sulla lavorazione con questo pattern, per alcuni potrebbe risultare leggermente aggressivo, ma in realtà qua dipende dalla mano di chi lo utilizza. Io ho visto che lavorando molto in questa posizione a spingere o in questo modo qui potrebbe dare sul palmo della mano qualche fastidio, ma onestamente basta una leggera scarta vetrata con una 600, ragazzi, insomma il coltello alla fine ve lo micro personalizzate in base a quelle che sono le vostre esigenze. Un coltello non può nascere perfetto per le mani di chiunque sul panorama terraqueo, per cui è normale che ci possano stare dei punti di contatto che io posso sentire e tu che stai guardando invece non te ne accorgi neanche. Io poi ho le mani da perfetto impiegato, per cui sono anche abbastanza delicate. Pertanto, dopo questo mega pippone, dove ho messo il fodero, mo sono perso, eccolo qua sotto la pietra. Dal label di Loris Lorandi e da Time to be Wild. Bye bye guys, ciao a you, ci vediamo al prossimo video. E se non l'avete fatto ancora, mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi. Ci vrim, momo vaga più caffè.